Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, bentornati a questa nuova puntata di Arte Libera a Tutti. Questa sera parleremo di pop art. La pop art nasce negli anni 70 negli Stati Uniti. Nessun altro luogo meglio che gli Stati Uniti avrebbe potuto dare i natali a questo movimento, soprattutto per le tematiche e le motivazioni che spingono gli artisti verso questa tipologia di arte. Mi spiego meglio. Siamo negli Stati Uniti in un momento in cui, fortunatamente, un po' in tutto il mondo, le ferite della Seconda Guerra Mondiale sono guarite o stanno ancora guarendo. Per queste cose gli Stati Uniti sono sempre un passo più avanti rispetto agli altri popoli del mondo. In questo caso bisogna anche pensare che grosse distruzioni sul suolo, sul territorio statunitense, la guerra non ne ha portati, a differenza dell'Europa che invece piano piano ancora si stava rialzando, era tutte le macerie che la guerra aveva lasciato. E quindi gli anni 70 sono un momento in cui in quel preciso luogo si sta vivendo appieno quella che ancora noi oggi chiamiamo e viviamo, ovvero la società dei consumi. In che cosa consiste la società dei consumi? In una società organizzata appositamente per spingere le persone per l'appunto a consumare cibo più del necessario, a consumare vestiti più del necessario. In ogni caso, le persone sono bombardate di messaggi che arrivano dall'esterno che le spingono a comprare, a produrre e a consumare più di quanto non sia assolutamente necessario alla sopravvivenza. Molte delle arti contemporanee che fino a quel momento, fino agli anni 70, si erano andate sviluppando, mostravano un certo malessere, una certa disapprovazione nei confronti di tutto quello che si era visto fino a quel momento, le due guerre mondiali, ovviamente, le dittature che c'erano in giro per il mondo, ma anche e soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, questa voglia di ripartire, di ricostruire, che a volte si era trasformata nella manifestazione opposta, quindi andare dal momento in cui non si aveva niente a un momento in cui invece si voleva decisamente troppo, spesso a discapito di qualcun altro che ci andava a rimettere quando un'altra parte del mondo invece ci guadagnava. L'arte contemporanea, quindi, che si era sviluppata fino a quel momento, era un'arte di protesta contro questa situazione che si era espressa in modalità un po' difficili da capire per le masse. Vi faccio soltanto un esempio: l'arte di Jason Pollock, uno degli artisti che più in assoluto ha modificato la storia dell'arte nel corso del XX secolo, è un'arte che ancora oggi è estremamente apprezzata, fatta su tela tramite la tecnica del dripping, ovvero quella di lasciare cadere come delle piccole gocce il colore a formare forme e disegni quasi casuali. È un'arte che però risulta spesso respingente, ovvero le persone la vedono, non capiscono la caratura artistica, comunque il ragionamento che ci sta alle spalle, e quindi è un'arte che è limitata, potremmo dire, anche se non è forse il termine corretto, comunque limitata a una cerchia di persone che masticano arte tutti i giorni, che parlano di arte tutti i giorni, che girano nei musei, soprattutto quelli di arte contemporanea, eccetera, eccetera. Questo non è ovviamente il caso della pop art di cui stiamo parlando questa sera, che prende questo stesso malessere un po' nei confronti della società dei costumi e lo denuncia in tutt'altro modo, ovvero utilizzando esattamente i linguaggi che, a differenza degli altri artisti, tutte le persone possono capire, in particolar modo concentrandosi ad esempio sul linguaggio del fumetto, solo per dirne uno, ma anche sul linguaggio del cinema e della pubblicità. Alla base delle opere, quindi della pop art, c'è l'utilizzo, a volte in maniera insistente e molto ripetitiva, così che il messaggio sia chiaro, esattamente come fanno nelle pubblicità, di oggetti che tutti quanti potevano vedere nella propria quotidianità.
o usati puri, esattamente così come li avreste trovati al supermercato, oppure leggermente modificati, a seconda di come gli artisti lavoravano nella loro maniera di esprimersi. Uno di questi artisti, ad esempio, che usa oggetti della quotidianità o comunque a tutti riconoscibili è Klaus Oldenburg. È uno forse dei meno ricordati perché il nome che ricorderemo dopo invece è quello che ha di fatto fatto da padrone nell'ambito della pop art. Oldenburg è famoso soprattutto per la riproduzione che lui fa di diverse tipologie di cibo. Ricordatevi che siamo negli Stati Uniti. Già negli anni 70, non quanto lo sia adesso, ma già negli anni 70 si intravedeva che l'obesità o comunque il consumo eccessivo di cibo sarebbe stato uno dei grandi problemi da affrontare dal punto di vista sociale. Lui prende quindi il cibo e lo riproduce in maniera che sia assolutamente accattivante. Trovandovi di fronte a una cosa del genere, avreste sicuramente voluto assaggiarla, ma non fruibile, non utilizzabile, ad esempio, rappresentando dei gelati dai colori variopinti che ci fanno già assaporare tutti i gusti che sicuramente avremmo potuto provare, ma facendoli di materiali gommosi oppure di stoffa e quindi di fatto assolutamente non mangiabili, inedibili. Un altro esempio è quella della rappresentazione di quello che è collegato ancora oggi, no, con la tipica idea del fast food americano, quindi grandi coppe di bibite oppure grandi gelati soffici e colorati, anche in questo caso rappresentati in dimensioni gigantesche. Si chiama arte large scale, nel vero senso della parola, parliamo di sculture alte anche 3-4 metri e nuovamente fatte di plastica, comunque di materiali solidi che le rendono non fruibili, non mangiabili e anche un pochino inquietanti, perché hai il cibo che ti sovrasta, mentre dovrebbe essere il contrario, dovrebbe essere la persona, l'essere umano che decide in maniera equilibrata quale cibo mangiare e in che modalità farne, non il contrario, non dovrebbe essere controllato dal cibo ed è quest'ansia di consumo che lo porta ad assumere anche diciamo dei comportamenti dannosi per la propria salute. Un altro autore che sicuramente ha lasciato il segno, che sono abbastanza certa abbiate già visto riprodotto in qualche negozio che vende arredamento, è Roy Lichtenstein ed è un personaggio che, ad esempio, si affeziona moltissimo al linguaggio del fumetto perché si rende conto che il fumetto ha un senso se letto tutto di seguito, ma se si isola soltanto una piccola parte del fumetto stesso, può assumere dei significati completamente diversi oppure può perdere completamente il significato. Perché usano il linguaggio del fumetto? Perché la denuncia in questo caso era che nella società moderna contemporanea degli Stati Uniti il fumetto era la piccola sopravvivenza della forma scritta che era rimasta, ovvero la gente non leggeva praticamente più niente, che fosse un libro o che fosse un giornale, le uniche cose che venivano lette erano i fumetti, che a volte avevano dei contenuti anche abbastanza superficiali e dove comunque la parte più preponderante, più grande è quella disegnata piuttosto che quella scritta. La tecnica che lui applicava era quella quindi di tagliare, nel vero senso della parola, un pezzettino, un riquadrino di un fumetto, proiettarla contro il muro, ripassare tutti i confini, modificarne alcuni particolari e di fatto quella era la sua opera. La colorava con pochissimi colori, molto semplici, a campiture totalmente piatte, in modo che fosse completamente bidimensionale e anche qui un po' alienante, un po' distaccato dalla realtà. Forse il più famoso autore di pop art che avete sentito nominare è Andy Warhol. È un personaggio molto stravagante che diventa famoso oltre che per la sua arte, anche per il suo modo di vivere, ma soprattutto di vestire. È decisamente di rottura e diciamo che spiccava nella società statunitense dell'epoca perché anche nelle occasioni più eleganti si faceva sempre vedere vestito quasi completamente di nero, con delle scarpe molto poco formali, quindi scarpe da ginnastica, con il suo inseparabile zainetto e i capelli tinti o di biondo oppure di argento, di grigio o altri colori strani. Si occupa di pittura certamente e come tutti gli altri artisti di pop art prende degli oggetti riconoscibili da tutti, magari che si vedevano più volte sui media attraverso la pubblicità, ma anche attraverso i telegiornali o cose del genere, e li va a riprodurre in maniera seriale, esattamente come fanno le industrie, come fanno le fabbriche. Quando le fabbriche fanno una bottiglia di una bibita, non ne fanno una sola, ne fanno milioni di milioni, una indistinguibile dall'altra, tutte uguali.
Nascono così le serie delle sue serigrafie. Alcune delle più famose sono quelle che riproducono la scatola della zuppa Campbell, che non è una cosa che lui si inventa, è una cosa che gli statunitensi potevano trovare sopra le scanzie di qualsiasi supermercato, ma ovviamente l'icona che lui rappresenta più famosa in assoluto è il volto dell'attrice americana Marilyn Monroe, che in questo caso non viene scelta né per la sua bravura di attrice né per la sua bellezza, era una donna molto sensuale, bensì perché compariva costantemente per un motivo o per un altro sulle televisioni americane e quindi intervallava la pubblicità e tutti i messaggi martellanti che venivano mandati per quel che riguardava la cosiddetta società dei consumi. Anche in Italia abbiamo un artista che di fatto ha in parte seguito, anche se un po' italianizzando, la scia della pop art. Dovete pensare che gli Stati Uniti stavano già vivendo questa grande ricchezza o questa grande esplosione di benessere, mentre l'Europa, come vi dicevo un po' all'inizio, stava ancora arrancando perché la seconda guerra mondiale aveva portato sicuramente molti più danni che dall'altra parte dell'oceano. Sto parlando di un artista estremamente particolare con un nome che avrete già sentito, ovvero Piero Manzoni, discendente del Manzoni a cui state sicuramente pensando voi in questo momento, che di buona famiglia lombarda, va a studiare anche presso l'Accademia di Brera, ma presto si rivela essere abbastanza insofferente rispetto a tutte le regole che gli venivano date e quindi comincia a frequentare circoli di artisti di arte contemporanea per poi avvicinarsi al modo di produrre della pop art. Il suo produrre arte, a parte essere stato interrotto troppo presto perché purtroppo morì molto molto giovane, rimarrà scolpito per sempre, soprattutto nell'immaginario degli artisti e della storia dell'arte dell'epoca, perché in maniera appunto molto provocatoria decide di produrre una serie di oggetti che mai fino a quel momento qualcuno avrebbe avuto il coraggio di definire arte. Ad esempio, produce una serie di astuccetti rigidi dentro i quali mette un foglio su cui lui ha semplicemente tracciato una riga. Piega il foglio, lo mette nell'astuccetto e fuori scrive: riga prodotta da Piero Manzoni, lunga ad esempio 5 centimetri, prodotta il giorno dell'anno, eccetera, eccetera, quasi come se fosse appunto una cosa prodotta in serie. Addirittura su uno di questi astuccetti scriverà linea infinita contenuta dentro questo astuccetto perché aveva semplicemente disegnato una linea sul foglio, chiuso il foglio su se stesso e quindi la linea era diventata un cerchio e sembrava che andasse avanti all'infinito per l'appunto. L'opera però più famosa in assoluto è la cosiddetta, lo dirò in francese, Merde d'artiste. Penso che si capisca anche in francese, non è colpa mia, è il nome dell'opera, si chiama così, ovvero una serie di scatolette in cui lui chiude parte dei suoi escrementi, è esattamente quello che state pensando voi, e che poi dopo, esattamente come per gli astucci, va a titolare, per cui di fatto l'unica opera dell'artista, a parte la produzione vera e propria, era stata quella di apporre la firma, me li mette in queste scatolette simili a quelle della carne, ancora oggi si vede nei supermercati, magari la carne sotto gelatina oppure se, per immaginarvi la scatoletta del tonno, e ci scrive sopra la data di produzione, addirittura il peso, quando vengono prodotti, con un evidente intento ironico e anche una volontà di sconvolgere i ben pensanti dell'epoca, che mai appunto avrebbero chiamato una cosa del genere arte. Il significato e il messaggio che lui voleva mandare era quello che in realtà tutto nella società dei consumi può essere arte, esattamente come niente può essere arte. In un mondo in cui tutto quanto viene prodotto in maniera sistematica, una cosa uguale all'altra, veramente il lavoro dell'artista rischia di essere sempre più difficoltoso. Dopo questi particolari un po' piccanti anche sulla pop art italiana, direi che vi posso salutare. Anche oggi abbiamo terminato appunto il nostro lavoro, il nostro laboratorio. Se vi posso suggerire qualcosa da fare a casa per sperimentarvi con la pop art, direi che la produzione e una riproduzione di un fumetto è la cosa che risulta decisamente più fattibile. Se avete un fumetto a portata di mano e se non avete un fumetto, va bene
qualsiasi tipo di rivista o un ritaglio da un giornale, provate a tagliarlo e o a tagliarlo in serie, riprodurlo in serie se lo trovate più volte nello stesso giornale, incollandolo uno di fianco all'altro, oppure magari mettendovi contro la finestra, aiutandovi con la luce a riprodurlo e quindi a ricalcarlo più volte, magari 3 o 4 volte, e poi provare a colorarlo con colori diversi, esattamente come abbiamo visto che il nostro Andy Warhol ha fatto con il volto della bella Marilyn. Io vi saluto, spero che anche questa puntata vi sia piaciuta e vi auguro una buona giornata. A presto, ciao!